Ciao a tutti, oggi vogliamo mostrarvi come applicare la pellicola adesiva sul nostro angolo. Esatto, proprio questo qua, che di solito ci chiedete sempre come applico la pellicola sull'angolo. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vediamo cosa ci serve. Ci serve ovviamente la pellicola, un cutter abbastanza affilato, la nostra spatolina, che potete usare o meno. Ci serve anche una pistola termica o un phon di casa va benissimo, anche quello dei capelli. Allora, quando vogliamo fare il bordo e lo spigolo e l'angolo, dobbiamo partire sempre dal bordo centrale, dal punto centrale del nostro bordo, scaldando la pellicola in questo modo. Vedete che scaldandola la pellicola è conformabile e quindi potrete intanto applicarla meglio lungo lo spigolo. In questo caso abbiamo uno spigolo vivo. E partite dal centro andando fino in fondo al nostro angolo. Applicandola con la spatolina in alcuni casi è più semplice. Non mostriamo tutto il procedimento dell'applicazione sul bordo perché in questo caso la superficie è molto ampia. Se per caso vi si fanno delle piccole pieghe, basta scaldarla nuovamente, la pellicola essendo conformabile si rilascia e quindi la si può applicare ancora senza nessun problema. Arriviamo al punto focale. Il nostro angolo, ok? Allora, prendiamo il cutter. Bene, fermatevi. Ecco, punto centrale nevralgico. Partiamo da questo spigolo dell'angolo. Con il cutter andiamo a incidere, con una punta un po' affilata. Incidiamo esattamente, cerchiamo di farlo a 45 gradi, quindi dallo spigolo giù, ok? Ora, facciamo un risvolto con questo a questo lato della pellicola, mentre invece andiamo a chiudere l'altro lato in questo modo, lo andiamo a applicare così, ok? Con il cutter andiamo a incidere a circa mezzo centimetro, vedete voi, lasciare un po' di spazio. Rimuoviamo la pellicola in eccesso, andiamo a incidere nuovamente la parte sottostante e andiamo a rimuovere la parte esterna della pellicola, ok? In questo modo. Il taglio non lo fate dritto, lo fate leggermente obliquo, in modo che quando andrete a chiudere la parte sottostante non rimane pellicola in eccesso, ok? Una cosa, noi adesso ci soffermiamo solo sull'angolo. Voi dovreste prima chiudere tutta la parte inferiore e poi successivamente passare al lato opposto, ok? Andiamo avanti. Anche in questo caso andiamo ad applicare la pellicola lungo il bordo, partiamo dal centro, ok? Perfetto, fino a questo punto. A questo punto non andiamo a chiudere ma lo lasciamo aperto. Prendiamo il nostro cutter e andiamo a rimuovere la parte in eccesso. Un attimo che il nostro cameraman si gira, ecco qua, mettiamo un po' a fuoco, eccoci qua. Andiamo ad incidere. In questo caso il nostro applicatore non è un applicatore professionista e si vede perché è un po' emozionato. Un applicatore bravo lo fa di netto, ma non importa, l'importante è il risultato. Eccoci qua che andiamo a chiudere anche la parte sottostante dell'altro lato. E voilà, il nostro angolo è bello che fatto. Tra l'altro, la parte sormontata va ad aiutare anche le due parti della pellicola a tenersi unite. Quindi, oltre a essere bello, è anche molto molto funzionale.